Mamma mia, guarda che bella! Hanno la Digital Flora, gli AK, la Telniaska. Oh, scusate, vero, stavo registrando. Buonasera ragazzi, voi vedrete il video magari in un momento, in un orario più decente. Comunque vi dico che sono l'una e mezza del 29 settembre 2019 e ho deciso di lanciare, che avevo già proposto in passato, di lanciare questa nuova serie di video, che sono dei tutorial su dei movimenti tattici e delle strategie e formazioni di base all'interno dell'ambito del soft air. Ci tengo a fare questo progetto qua, a mandare questi video qua, perché secondo me, ora che gioco da un po', è figo condividere ciò che ho imparato con gli altri su YouTube, che penso che sia utile e bello per chi specialmente inizia e non fa parte ancora di una squadra o ne deve entrare a far parte. Anche per una squadra in sé che è già formata da molto tempo. Faccio presente che non sono militare, non sono nulla che ha a che fare col mondo dell'esercito, sono solo un giocatore di software come tanti altri, ma che comunque, come chi gioca sa, nell'ambito del software si usano le stesse tattiche e manovre che si usa all'interno di un ambito militare, in un ambito di un combattimento vero, ovviamente poi con le dovute gittate, specialmente quelle che abbiamo in Italia, che sono abbastanza limitate. Il mio intento di questi video è anche appunto condividendo la mia idea e le cose che ho appreso io, vedere anche voi se avete delle strategie magari che io non ho detto, delle strategie che io non conosco, così imparo anch'io, in modo che si crei una specie di condivisione di quello che è l'ambito delle tecniche, delle tattiche di combattimento, appunto, che si applicano nel software. E ora dunque partiamo, ma come prima cosa, come potete vedere, io ho il monitor qua davanti, c'è una piccola feature che ho voluto introdurre io, dato che non sempre, e non è facile comunque per me che abito in città, reperire materiale reale per questi video, per questi tutorial, ho deciso di usare l'editor di Arma 3, può servire a noi per vedere bene il concetto di formazioni, di movimenti, e addirittura vi farò vedere che praticamente ho personalizzato questi soldati russi che ci sono qua davanti al video. Hanno una Digital Flora, hanno il loro body armor, così che avrei voluto lasciare solo il vest. Hanno il loro fucile vero, in questo caso noi fingiamo che sia una replica, gli ho messo addirittura gli occhialini protettivi, anche se avendo armi vere per loro non servono molto. E diciamo che ho tentato anche proprio di simulare il setup ideale per quello che sarà l'operatore di una singola, di ogni operatore della squadra, ogni ruolo che andrà a investire, perché in questi tutorial andremo a vedere anche i loro ruoli, i ruoli di ogni operatore, che cosa può fare, che cosa deve fare e come si deve muovere in determinate situazioni. Quando in una squadra si ha un numero maggiore, quindi che si superano le due persone e cominciano a diventare, non lo so, 10, 20, bisogna essere attenti a che la formazione della nostra squadra, quindi il nostro gruppo, non si sfaldi, non si disperda, causando casino, confusione, fuochi amici, quindi eliminazioni da parte dei nostri stessi alleati perché non ci si riconosce, perché ti sei mosso in una direzione che io non sapevo che tu stessi andando, e quindi si creano delle situazioni abbastanza incasinate e si porta il tutto a una sconfitta. Perché la difesa, se noi per esempio stiamo attaccando la difesa ha una cognizione maggiore di dove si trovano i propri alleati e che cosa stanno facendo, perché loro tendono a stare fermi, poi in certi contesti vedremo anche che una difesa si può muovere, se la nostra partita anche poi ce lo permette, la difesa si può muovere e può contrattaccare. Quindi come si fa a evitare di ritrovarsi con non so più dove è finito il mio compagno che ci avevo accanto? Cominciamo a spartire la nostra squadra, che andiamo a vedere, che poi andremo a vedere che sono questi operatori qua. Ipotizziamo che noi siamo una squadra così. Siamo una squadra di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persone. Bene, 7 persone. Io, se entro in un bosco fitto, non vedrò quello davanti alla testa della squadra. Quindi quello che è, ipotizziamo che stiamo camminando in colonna tutti dritti. Io non vedrò quello avanti. E lui, tantomeno vedrà me. Perché sono dall'altra parte. Poi con cespugli, muri, qualsiasi cosa ci sia, diventa impossibile per me vedere l'operatore dall'altra parte della colonna. Quindi come si può fare? Un modo, una soluzione che si è trovata negli anni è che ognuno fa parte di una coppia.
ovvero tipo questi due operatori qua sono copy tra di loro, quindi sono lui, questo qua davanti ha un copio che è lui e viceversa per lui, che è questo qua invece. E quindi lui sa che deve tenere d'occhio quell'operatore. Poi ovviamente ci saranno gli altri due dietro che saranno copy fra di loro e anche loro. Ma attenzione, ce n'è uno che rimane da solo perché qua c'è una coppia, qua c'è una coppia, là c'è un'altra coppia, c'è quest'ultimo operatore che è da solo. Come si può fare? Si crea un trinomio. Il trinomio vuol dire un gruppo di tre persone, non più la coppia. Si tratta di tenere tre operatori insieme invece che due. Questo nel caso la nostra squadra è dispari, ma soprattutto andremo a vedere adesso se un operatore o il nostro copio viene eliminato e quindi ci ritroviamo da soli. L'obiettivo di una squadra è non operare da soli, mi raccomando, ricordatevelo sempre, non bisogna mai operare da soli. Nel caso ci si trova da soli si converge. Andiamo a vedere in questi casi qua. Che abbiamo due, abbiamo una coppia, un'altra coppia e un trinomio. Ipotizziamo di aver spezzato la nostra squadra in questo modo, perché sono dispari. Ora, nel caso l'operatore qua, questo rifleman, viene eliminato, quindi non è più in gioco, è stato colpito, lui, questo operatore qua, si ritroverà da solo e quindi in una squadra, come abbiamo detto, non bisogna mai operare da soli. Quindi farà il possibile per aggregarsi a questa coppia. E la coppia, vedendolo arrivare e facendosi riconoscere lui, diventerà un trinomio. Perfetto. Ora noi abbiamo due trinomi. Quindi ipotizziamo, facciamo un altro esempio. Questo operatore qua, poveretto, appena arrivato, ha parlato con i suoi amici, viene eliminato. Che peccato. Poi viene eliminato anche lui. E rimane da solo un'altra volta questo poveretto. Ok, allora lui farà in modo, perché non deve essere da solo, di raggiungere i suoi compagni di squadra e operare con loro. Però qui ne abbiamo quattro. Abbiamo detto che il massimo degli operatori in una squadra, in un gruppo, quindi ci deve essere o un trinomio o un binomio. Quindi cosa faranno? Si spezzeranno in due binomi. Quindi adesso se riesco a cliccare, ok. Adesso ne abbiamo due binomi e questi due binomi possono operare in modo parallelo a seconda ovviamente della capacità e dell'organizzazione della nostra squadra. Perfetto. Ora che abbiamo visto le coppie, abbiamo visto il binomio, il trinomio, andiamo a vedere quella che è una squadra unita, proprio un gruppo di giocatori che decidono di formare una squadra e operare insieme per raggiungere l'obiettivo, che può essere recuperare un VIP, eliminare una bandiera, prendere la bandiera eliminando gli avversari, eliminare tutta una squadra avversaria, fare anche solo una recon, quindi quella che si può definire una ricognizione. Andiamo a vedere la nostra squadra. Allora, sono sette operatori, come abbiamo visto prima, è la stessa squadra. E attenzione, vi faccio vedere dall'alto come sono messe. Allora, loro adesso faranno un movimento di base che si fa di solito quando si percorre un sentiero, che è la colonna. Poi ovviamente esistono tanti altri tipi di manovre, di movimenti che si fanno, a volte anche spezzando la squadra in due brick, quindi due gruppi. E queste cose qua le vedremo in altri video o tutorial. Adesso andiamo ad analizzare questa situazione qua, che è le caratteristiche che una squadra deve assolutamente avere. Una cosa che vi ho fatto notare all'inizio è che li ho setappati questi soldati qua, questi omini appunto del gioco. Li ho setappati come se fossero un giocatore di soft air, escludendo il body armor, che dato che non ci arrivano proiettili addosso, reputo sì molto di scena, ma inutile da indossare. Quindi basterebbe il vest che hanno sopra, che è questo qua con le tasche, appunto. Comunque, non potendolo levare, lo teniamo, per il resto è abbastanza fedele. Andiamo a vedere che sono tutti, appunto, vestiti in un modo, ma la cosa più importante è che adesso sono tutti vestiti uguali, a parte lui che gli ho fatto il berretto un po' diverso, perché lui avrà un ruolo importante che andremo a vedere dopo, che è il ruolo del team leader, che poi andiamo a vedere in seguito. Adesso hanno tutti il setup uguale, ma poi potremmo nei futuri video andare a vedere le caratteristiche che deve avere ogni singola parte della squadra, che adesso andiamo a vedere. Allora, ho voluto dividere
la squadra in tre nuclei, che sono quello blu, sono gli scout, quello rosso, sono la parte core, la parte principale, il cuore della squadra, quindi fa appartenere, diciamo, ne fanno parte dei ruoli importanti, come il team leader, che già come suggerisce il nome, è quello che comanda tutta la squadra e che quindi deve avere le sue caratteristiche per comandare la squadra, che andremo a vedere adesso. Poi, non lo so, può essere un medico, se c'è nell'evento è previsto un medico, quindi una persona che se viene eliminata per la squadra sono cazzi, insomma. Oppure un mitragliere, un marconista, un navigatore, altri ruoli che vedremo più avanti. Adesso ci diamo sulla base, quindi tirerò fuori solo quattro ruoli e tre di questi hanno, diciamo, una caratteristica, un'importanza, ovvero scout, team leader e retro, la retroguardia. Andiamo a vederli. Allora, quindi adesso andiamo nella parte principale. A proposito, questa qui verde è la retro, quindi la parte finale del gruppo, quella che chiude, essendo una colonna, quindi l'andamento della squadra, come si vede dal mio cursore, è per andare di sopra. Ok, andiamo a vedere quindi gli scout, che per lo schema sono questa prima coppia, questi due qua. Gli scout, come vedremo poi in futuro i loro setup, cosa sarebbe più suggerito che abbiano scout, ma soprattutto una cosa importante che devono avere in ogni ruolo è anche proprio una caratteristica, un modo di comportarsi, dei ragionamenti che devono arrivare a fare per il loro ruolo, quindi anche una specie di attitudine a fare quel ruolo se si vuole fare bene. Non vuol dire che tu non puoi fare quel ruolo, semplicemente ti dovrai allenare se non sei tagliato, oppure ci sarà un ruolo dove ti trovi meglio, ti senti più al tuo agio e quindi sei già in vantaggio, diciamo. Invece ci sono ruoli che magari una persona non sa fare, proprio non si trova per vari motivi, e se lo vuole fare dovrà intraprendere quella strada che è imparare a fare quel ruolo, con le dovute fatiche del mestiere, ovviamente. Andiamo a vedere quindi la prima coppia, che sono gli scout. Allora, gli scout in una squadra sono quelli che aprono la fila, la colonna. Quindi apriamo subito una parentesi, sono quelli che se qua mettiamo un avversario nascosto, tipo lui, per di più del gioco normale non è neanche moddato, lo mettiamo lui che è nascosto dietro un cespuglio e che quindi è pronto a fargli un agguato, loro con una grande probabilità sono i primi che prendono i pallini e vengono eliminati. Ma nel frattempo, ragionando, come vi dirò più volte in questi tutorial, ragionando di squadra, lui è stato eliminato. Ora io non lo cancello, lo supero solo. Però tutti gli altri sanno che c'è un avversario davanti, sanno come procedere se sono una squadra organizzata per andare ad eliminarlo. E quindi procedendo verso l'obiettivo. Quindi gli scout hanno questo ruolo qua, poi ovviamente c'è tutto quel lato di ricognizione, interfacciarsi con quello che potrebbe essere un navigatore, quindi una persona che sta nella parte che poi andremo a vedere, nucleo, quindi questi tre qua. Potrebbe esserci un eventuale navigatore che ha il fine di appunto con un GPS, con una cartina, quindi uno che è bravo in cartografia, uno che ha studiato magari anche la cartografia, deve essere in grado di interfacciarsi con gli scout per decidere l'andamento di marcia e dove andare in base. Andiamo a vedere quindi il team leader, che è questo operatore qua, il quale, come avevo detto, ho messo un cappuccio diverso. Il team leader, appunto, è quello che ha il ruolo di controllare tutta la nostra squadra. Questi qua in fondo li elimino perché non servono più. Ha il fine di controllare tutta la squadra, quindi impartire ordini, gli ordini devono essere ovviamente in una squadra organizzata ascoltati e eseguiti, quindi il team leader ha completo controllo della squadra, quindi se lui vi dice fatevi prendere tutti, vi fate prendere tutti, è così che funziona. Ovviamente si spera che quello che comanda usa delle strategie che abbiano senso e che funzionino, ma come io credo sempre, chiunque metti a fare un ruolo, se ha voglia di farlo e se gli piace farlo e se lo fa con dedizione, lo farà bene nonostante sbagli, perché tutti sbagliamo e tutti dobbiamo imparare. E infatti il ruolo del team leader è quello che può essere, diciamo, quello più frustrante tra i vari ruoli, perché
in una squadra d'assalto anche di difesa, perché appunto il continuo tenere sotto controllo tutta la squadra non è semplice. Un buon team leader deve poter avere sotto controllo, quindi sotto visione, proprio vi parlo di visione, occhi, deve avere occhio su tutta la squadra, deve sapere dove stanno andando, deve sapere cosa sta succedendo, deve sapere se uno si sta allacciando le scarpe banalmente, deve sapere tutte queste cose, perché così sa dare gli stop, sa dare gli avanti, sa come far aprire la squadra per un aggiramento. Sa quando ripiegare, sa quando l'obiettivo è stato preso e sa cosa comunicare a un'altra eventuale squadra che sta operando nel nostro campo e sta giocando con noi per arrivare allo stesso obiettivo, ma è parallela a noi. Quindi questo è, diciamo, il ruolo del team leader. Poi andiamo a vedere, saltando questo operatore qua che fa parte sempre della parte core, la parte principale della nostra squadra, andiamo a vedere la retro, che può essere, che appunto sono. Possono essere operatori con un'ottica, anche se, ripeto, nel software italiano non si spara queste distanze esagerate, però comunque li si può disporre in modo che tirino un po' più pulito e siano un po' più coperti, così buttandola lì dando un'opinione. Oppure, la cosa più importante, è l'ultimo operatore che andiamo a vedere, che è la retro. La retro sta guardando, come vedete, nel lato opposto di quello che è lo scout. Infatti, lui guarderà dietro, quindi cosa vuol dire? È importantissimo questo ruolo perché molto spesso nelle squadre si tende a non guardare mai dietro perché si dà per scontato che non arrivi nessuno, quando in realtà all'improvviso salta fuori un operatore avversario dalla retro e ti elimina tutta la squadra in poco tempo, oppure anche danneggiare gravemente la squadra riuscendo addirittura ad arrivare al nucleo e eliminare il team leader. Quindi bisogna stare attenti sempre a chi arriva dietro, perché di solito chi arriva dietro non è stupido, anzi è molto intelligente. Quindi tenetene bene a mente. Quindi la retro ha l'importanza, ha un ruolo importantissimo, perché ha il fine di impedire che un operatore avversario che arriva da dietro venga a eliminarvi la squadra e a causarvi problemi ingenti. Ok, noi abbiamo visto la squadra. Ora, come vi avevo introdotto all'inizio, vi voglio far vedere dei dettagli che ho messo in questa squadra. Anzitutto, se li guardiamo dall'alto, anzi forse dalla mappa si vede meglio, i nostri operatori con questa freccettina, la freccettina appunto indica dove stanno guardando i nostri operatori. Se guardate, questo è lo scout, questo è un altro operatore scout, questa è la parte nucleo col team leader e questa è la retro, con l'operatore che ha la freccia che punta verso il giù. Cosa vuol dire? Loro in questo momento, se guardate bene le frecce, stanno guardando ogni direzione in modo da avere, da garantire alla squadra una copertura di 360 gradi. Ogni operatore guarda dalla sua parte. Ogni operatore si fida del suo compagno, del suo copio o anche di quello dall'altra parte della formazione e quindi tutto è coperto. Se uno viene eliminato, ovviamente deve urlare, deve dire preso, in modo che tutti capiscano che c'è una posizione che non è protetta e che in seguito si proceda a riorganizzare la formazione. Questo ovviamente dipende sempre dalle capacità della nostra squadra e di come sa mantenere la formazione. Più la formazione viene mantenuta, e maggiore sarà il successo del fine della nostra squadra. Quindi ognuno copre un suo settore. Invece andiamo a notare, dal lato invece 3D, quindi proprio del gioco, come vedete, gli operatori non sono uno attaccato con l'altro come si vede molto spesso, che partono tutti uno in fila all'altro attaccati, come si vede fare da molti dilettanti, persone che iniziano e magari non hanno quella idea, quella cognizione del se mi rafficano prendono sia me che quello accanto a me. È importante nel software, nel caso di un boschivo, poi nel contesto urbano le cose variano molto, dato che i pallini non ci trapassano, potrebbe essere utile stare uno vicino all'altro, ma in questo caso, in un contesto boschivo, se noi ci allontaniamo, per questo operatore avversario che è nascosto in un cespuglio, sarà difficile fare una raffica che riesce da qui arrivare a prendere te, perché nel frattempo lui ha sentito e gli ha sparato. Oppure addirittura questo qua che guarda il settore suo, questo qua non neanche deve guardarlo, il settore dove si trova questo avversario, sarà lui a vederlo e a eliminarlo. Più ci allontaniamo, come vedete,
Lui più movimento deve fare con la raffica per arrivare, oppure deve sparare e spostarsi subito. Ci mette più tempo. Più tempo uguale vengo eliminato più facilmente, è più probabile che mi esponga a un rischio. Cosa succede se noi ci allontaniamo? Diventa ancora più difficile. Infatti, a seconda del campo aperto, del campo chiuso, perché ovviamente la squadra non si deve perdere di vista, noi decidiamo la nostra distanza, che può essere dai 5, 10, 15, 20 metri. Invece diventa il caso contrario se noi tendiamo a schiacciarci e a stare più uniti, dove il nostro operatore avversario, appunto, gli sarà facile tirare una raffica, e come vedete il movimento del fucile è veramente minimo, eliminarci entrambi. Ok, ragazzi, ora rimuovo questo operatore avversario che è stato eliminato e direi che abbiamo concluso, diciamo, quelle cose basilari che volevo dire in questo video. Allora, non ho elencato, come ho già detto, tutti i ruoli di una formazione, perché in realtà ce ne sono molti altri, altri ancora in quello che è l'ambito militare vero. Noi andremo a vedere ovviamente quelli che riguardano il soft air, ma ce ne sono tanti altri, li andremo a vedere in un tutorial leggermente avanzato. L'ultima cosa che vi voglio dire è un consiglio, diciamo, specialmente per chi inizia. Operare in una squadra bisogna cercare di uscire da quell'ottica che sia molto all'inizio, che abbiamo tutti all'inizio, dai, non lo nascondo neanche io che all'inizio e anche ora un pochino mi fa piacere, quello di fare tante eliminazioni, di eliminare tanta gente, eliminare tanti avversari in gioco. Mi raccomando, in una squadra non è importante eliminare tutte le persone, ma è importante arrivare all'obiettivo, che si facciano eliminazioni o meno. Perfetto, io direi che per questo video è tutto. Spero che questo format che voglio portare vi piaccia e che vi possa interessare. Chiedo gentilmente se potete anche voi che guardate il video lasciare un parere, come vi trovate voi con una squadra, come vi muovete voi con una squadra e farmi un pochino capire, se ho detto delle cavolate, se ho appreso delle cavolate, se delle cose non vi tornano. Se avete dei consigli da dare, insomma, cerchiamo di creare un po' di discussione sulla tematica di questi video, perché secondo me è importante e può essere molto utile per tutti quanti, sia quelli che iniziano che quelli che giocano da molto e che vogliono imparare ancora, perché dopo tutto tutti, compreso io, abbiamo sempre da imparare. Quindi vi invito anche a lasciare un like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!